Ciao a tutti e bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso episodio Flowey è tornato e ha catturato tutti i nostri amici. Ha provato ad ucciderci più volte ma senza risultato. E poi... eccoci qui. È Asriel? Finalmente. Ero stanco di essere un fiore. Cosa? No! No! No, non me lo dire! Ti prego no! 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 Oh mio Dio, davvero? Un secondo. Buondì, Link, ci sei? Sono io, il tuo migliore amico. Oh, Asriel, Dreamur. Quella è la fine! Sì, me ne sono accorto, effettivamente! Ah, ma questa... è Hopes and Dreams! Questa è bella! Ah, ci picchia! Asriel di Dreamur, osserva! Oh! Essere leggendario, fatto di tutte le anime del sottosuolo? Cosa?! Non so il pattern! Sì, vabbè, non so il pattern, però anche meno, eh! Potrei stare più attento, però. Vabbè, dai. Insomma, poteva andare peggio. Oh, spera. Ti aggrappi alle speranze. Riduci il danno che prenderai in questo turno. Sai, non mi importa più di distruggere questo mondo. Porca miseria. Vabbè, tanto... oh, questa è ormai persa. Pensi alla ragione per cui ti trovi qui adesso? Riesci a sentire lo spazio vuoto nel tuo inventario rimpicciolirsi sempre di più? Dopo aver sconfitto te e aver preso il controllo della linea temporale, voglio solo resettare tutto. Ok! Ma non sono morto! No, io stavo ridendo per un motivo specifico! Non posso perdere! Non posso perdere! No, vabbè, non... ah, ok, non posso proprio attaccarlo. No, io stavo ridendo perché dico, vabbè, ormai ho perso, ok, però... mi è venuto da ridere, no? Sogno, dai, pensa alla ragione, sì. Ok, quindi lui fa questi attacchi sempre, no? Ok, bene, buono, buono, molto buono. Ok, quindi... sì, che cavolo! No, ma sono scemo io! Ok, vabbè, sì. Legendary Hero, mangio l'orario leggendario. Ok. Tutti i tuoi progressi, le memorie di tutti... le farò ripartire da zero. Oh, è andata molto meglio di quanto pensassi. No, agisci, spera, non lo so. Danno, ok, ridotto. E poi possiamo ricominciare tutto da capo. Ok, l'attacco da stella non è troppo difficile da schivare, tranne la parte finale. Basta stare un po' attenti. Ok, ancora la speranza. Continua ad aggrapparti, danno ridotto. E lo sai qual è la parte migliore di tutto ciò? Lo farai tu! Ok. Sogna. I tuoi oggetti si riempiono di sogni. E poi perderai di nuovo contro di me. Vabbè, qui proprio mi sono sbagliato un attimino proprio prima io. Ok. E ancora. Ok. Mangio ancora un orario leggendario perché non sono sicuro. E ancora! Vabbè, ho capito, Asriel, però...
Wow, tutto quanto levitato? Perché tu vuoi un lieto fine? Beh, mi piacerebbe, sai, no? A chi non piacciono i lieto fini? Tranne in certi manga dove effettivamente il finale l'autore l'ha voluto scrivere in una certa maniera, ma la gente si rifiuta. Continua a sognare! Perché tu vuoi bene ai tuoi amici. Ah. No, vabbè, dai. Allora, ho degli oggetti diversi. Ultim sogni. Non lo userò ancora. Ok. Ah, ma continua? Ah, continua la lotta allora. Sì, mi sa che anche qui l'hanno pensata bene. Bravo Toby Fox. Mangio ultimi sogni. Ah. Il sogno è diventato realtà. Ah, ok. Ok. Spero ancora. Perché tu non ti arrendi mai. Wow, cos'era quello? Non è delizioso? La tua determinazione, il potere che ti ha portato fin qui, sarà la causa della tua rovina! Ok, ora basta perdere tempo. È tempo di purgare questa linea temporale una volta per tutte. Oh mio Dio! Anche dopo quell'attacco osi ancora opporti a me. Wow, sei davvero qualcosa di speciale. Ma non montarti la testa. Fino ad ora stavo usando solo una frazione del mio vero potere. Vediamo a che ti servirà adesso la tua determinazione contro questo. Ok. Mi blocca la strada. Dimenati, non riesci a muovere il corpo. Ammira il mio vero potere! Eh sì, però, Asriel, io vorrei anche curarmi, capisci? E dimenati, vediamo un po' se riesco a evitarlo. Lo sento, ogni volta che muori, la tua presa su questo mondo si indebolisce. Ogni volta che muori, i tuoi amici ti dimenticano un altro po'. La tua vita finirà qui, in un mondo dove nessuno si ricorda di te. Il mondo intero sta finendo, mi di meno. Non riesco a muovermi. Eppure continui a resistere? Va bene così. Tra qualche momento anche tu dimenticherai tutto. Questo atteggiamento ti farà comodo nella tua prossima vita. Vaia. Dimenati ancora, non posso fare nient'altro. Ora. Ancora? Andiamo! Mostrami quanto è forte la tua determinazione adesso! Niente, non posso muovermi ancora. Non riesci a muoverti. Non succede nulla. Ti rivincoli. Non succede nulla. Provi a raggiungere il tuo file di salvataggio. Non succede nulla. Provi a raggiungere ancora il tuo file di salvataggio. Non succede nulla. Sembra che salvare il gioco sia davvero impossibile. Ma forse, con quel poco di potere rimasto, puoi salvare qualcos'altro. Oh! Posso scegliere solo... Oddio, chi salvo? Io salverei Toriel, perché comunque è lei che ci tratta come una mamma. Allunghi le braccia verso l'anima di Asriel e chiami i tuoi amici.
Oh Madonna Santa, ragazzi, ho avuto una... Oddio, 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 che ho pensato! Che ho pensato! Le anime sono tutte quante quelle dei nostri amici, quelle che troviamo in fondo al... allo scantinato vicino alla Sala del Trono. Tutte le bare sono contenenti le anime dei nostri amici. Mamma mia, ragazzi. Ok, i nostri amici sono qui dentro da qualche parte, non è vero? Nel profondo dell'anima di Azrael qualcosa sta risuonando. Appaiono le anime perdute. Abbracci l'anima perduta. Sembra che la sua aggressività stia pian piano scemando. Perdonami per questo, è per il tuo bene. Preferenza? Ok. Preferisci il caramello alla cannella? Oh, in qualche modo le pare di averlo già sentito. Nessuno se ne andrà più, è il mio dovere. Abbraccia. Abbracci l'anima perduta e le dici che vi rivedrete. Qualcosa del gesto le è così familiare. Pietà. Ti rifiuti di combattere l'anima perduta e improvvisamente i ricordi cominciano a tornare. Il tuo destino spetta a te. Tu sei il nostro futuro. Senti qualcosa risuonare vivamente dentro Azrael. No, non voglio attaccare. Ho sbagliato. Ho sbagliato a premere. Ok, Papyrus e Sansa allora. Nel profondo dell'anima di Azrael qualcosa sta risuonando. Appaiono le anime perdute. Anima perduta. Rompicapo. Hai chiesto all'anima perduta un aiuto con un puzzle. Non capisce perché, ma vorrebbe davvero aiutarti. Devo catturare un umano! Arrenditi e basta, come me. Scherza. Hai detto all'anima perduta una battutaccia sugli scheletri. Sembra odiarla, ma all'altra anima perduta sembra che piaccia. Perché provare? Poi tutti potranno. Che cosa? Devo mangiare qualcosina perché sennò... Perché ora devo agire. Scherza con l'altra anima. Ok. Improvvisamente i ricordi cominciano a tornare. No, aspetta, tu sei mio amico, non potrei mai catturarti. Nah, faccio il tifo per te, ragazzino. Ok. Andaine Alphys. Qualcosa risuona nell'anima di Azrael. Appare l'anima perduta. Ricetta! Chiede all'anima perduta di insegnarti a cucinare. Non sa bene perché, ma un po' vorrebbe insegnartelo davvero. Ogni umano deve morire. Sorriso. Fai all'anima perduta un bel sorriso, ricordando quanto le piacesse. Per qualche ragione vorrebbe ricambiare il sorriso. Sei il nostro vero nemico. Scontro. Ti scontri con l'anima perduta con tutta la tua forza. Riconosce il tuo spirito combattivo. Improvvisamente le memorie ritornano. Beh, alcuni umani sono a posto, immagino. Bene, Alphys, manca solo lei. Nel profondo dell'anima di Azrael qualcosa sta risuonando. Appare l'anima perduta. Non combattere, buono. Quiz. Chiede all'anima perduta aiuto con un quiz. Ha una voglia matta di darti la risposta. Mi odi, non è vero? Ma non potrei mai... Ah, ok, questi devo attaccarli, è vero, se no mi fanno l'attacco pazzerello sgravato. Agisci, anima perduta. Secchionata. Chiede all'anima perduta qual è il suo cartone preferito. Ha una voglia matta di darti una risposta lunghissima. Devo continuare a mentire. Ma no, non è vero. Aia. Mi sono sposato in tempo. Telefona. Chiami l'anima perduta al telefono. Comincia a sudare. Improvvisamente i ricordi cominciano a tornare. No, non è vero. Ai miei amici piace. Voi piacete a me. Senti l'anima dei tuoi amici risuonare dentro Azrael.
Qualcun altro. Ok. Stranamente, via via che i tuoi amici ti ricordavano, qualcos'altro ha iniziato a risuonare dentro l'anima, sempre più forte. Sembra che ci sia un'ultima persona che ha bisogno di essere salvata. Ma chi? Improvvisamente capisci. Allunghi le braccia e chiami il suo nome. Eh? Che stai facendo? Azrael Dreamur, cosa hai fatto? Cos'è questa sensazione che mi sta succedendo? No, no, non ho bisogno di nessuno! Smettila, vattene via! Mi hai sentito? Ti farò a pezzi! Link, lo sai perché sto facendo questo? Perché continuo a combattere per averti qui? Lo faccio perché sei speciale, Link. Sei l'unica persona che mi capisce, sei l'unica persona con cui è ancora divertente giocare. Non è solo questo. Io lo sto facendo perché ci tengo a te, Link. Tengo a te più di chiunque altro. Non sono pronta a vedere tutto questo finire. Non sono pronta a vederti andare via. Non sono pronto a dire addio a qualcuno come te un'altra volta. Quindi, ti prego, smettila e lasciami vincere! Smettila! Smettila subito! Link. Sono così solo, Link. Sono così impaurito, Link. Link, io. Io.